Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo una review e vi volevo parlare questi prodotti qua della Garnier Fructis. Ho comprato tutta la linea Air Food Anguria che vi avevo comunque mostrato su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, mi raccomando fatelo, perché lì posto tantissime storie e tantissime foto, e mi raccomando lasciatemi un like al video subito, perché questo aiuta l'algoritmo e mi fa comunque crescere, mi rende più visibile, anche perché sono stata ferma un pochino con i video, quindi comunque questo non ha aiutato sicuramente l'algoritmo di YouTube. Comunque, a parte questo, inizierei la mia review parlandovi di questi prodottini. Quindi, quando sono usciti, ero molto curiosa di provare questi prodotti perché sono dei prodotti adatti ai capelli normali, da normali a fini. Avevo visto già altre recensioni di persone che l'hanno provati e che comunque hanno detto che erano dei prodotti molto buoni, che non appesantivano i capelli, che comunque li idratavano abbastanza bene. Insomma, avevo sentito delle buone review, quindi ho detto proviamoli, perché io comunque ho i capelli fini e chi mi segue sa che comunque di base io preferisco un hair care bio, possibilmente, però al massimo senza siliconi, comunque a buon inci, e i prodotti dell'iFood di Garnier sono composti dal 97% di ingredienti di origine naturale, lo shampoo al 96%. Quindi cominciamo a parlare di shampoo e balsamo. Allora, lo shampoo e il balsamo sono entrambi da 350 ml ed hanno un PAO di 12 mesi dall'apertura. Partiamo dallo shampoo, è uno shampoo rivitalizzante, l'odore è molto buono, a me piace, ci sono persone a cui non piace l'odore di questo shampoo, a me invece piace, anche se non mi ricorda assolutamente l'anguria, bensì mi ricorda di più il melone che l'anguria. Comunque, a parte questo, l'odore è buono, anche se non è persistente sui capelli come lo è per esempio quello all'aloe, la linea all'aloe sempre dell'iFood, o la linea alla papaya, per dire. Questi prodotti qua, queste linee qua sono un pochino più persistenti come odore e mi piacciono anche di più come odore, ma anche come performance, perché allora di shampoo dell'iFood ho utilizzato solo questo all'anguria, quindi io non ho idea di come sia quello alla papaya, di cui ho utilizzato soltanto il balsamo e la maschera, o quello all'aloe di cui ho utilizzato solo la maschera e il food, perché poi per quanto riguarda i prodotti all'aloe che vi ho recensito sempre della Garnier, ho usato l'Air Bomb, mi pare. Comunque trovate la recensione sul mio canale, vi lascio il link in una scheda se non l'avete visto, perché ho recensito tutta la linea che mi aveva mandato la Garnier l'anno scorso, se non sbaglio, o due anni fa, non mi ricordo. Comunque, a parte questo, questo shampoo non mi è piaciuto assolutamente. Sono rimasta molto... Io mi aspettavo tantissimo da questi prodotti, però questo shampoo non mi è piaciuto per niente. Perché? Comunque, i capelli si sporcavano subito. Non lo so, erano abbastanza mosci. Molto appesantiti, non so se era perché non me li puliva bene o me li sgrassava troppo, non ho proprio idea. Comunque questo shampoo sui miei capelli non ha avuto un grande impatto, insomma tutto quello che è stato detto su questo shampoo io non l'ho riscontrato. Comunque sui miei capelli grassi in cute, più crespi sulle lunghezze e fini, io non ho riscontrato, non so chi di voi ha il mio stesso tipo di capelli. Se voi avete usato questi prodottini qua, scrivetemelo sotto e ditemi appunto come vi siete trovati voi con il mio stesso tipo di capelli. Non so a quale tipo di capelli potrebbe essere adatto, forse a dei capelli secchi magari, non ho idea, però su di me questo shampoo non ha fatto quello che prometteva e sono rimasta molto delusa, perché ero felicissima quando ho preso tutta la linea. Comunque sia, vi metto sotto il link di Amazon, perché io l'ho presa su Amazon tutta la linea. Ero felicissima quando mi sono arrivati i prodotti, perché non vedevo l'ora di utilizzarli visto che ne avevo sentito meraviglie, però ahimè a me questo shampoo non è piaciuto. Passiamo poi al balsamo. Il balsamo è sempre un balsamo rivitalizzante, anche questo è per capelli da normali a fini, e
diciamo che non mi è piaciuto questo balsamo, l'ho trovato davvero troppo leggero, perché comunque io ho sì i capelli grassi, però le lunghezze sono sempre un po' più crespe, un po' più secche, e ho i capelli appunto fini. I miei capelli si appesantiscono facilmente se il balsamo è troppo pesante, però in questo caso il balsamo era davvero troppo leggero. Potrebbe andare bene magari su dei capelli corti, che proprio corti, magari a maschio, però su un capello più lungo e quindi che ha una parte molto più vecchia rispetto a chi ha i capelli corti, non l'ho trovato particolarmente idratante, devo essere sincera. È molto più buono quello alla papaya e quello all'aloe a livello di balsamo rispetto a questo qua all'anguria, che anche in questo caso mi ha davvero delusa. Proprio sono rimasta veramente male con questi prodotti, perché ero convinta che fossero buoni, siccome gli altri che ho utilizzato delle linee Air Food mi sono piaciuti, questi però purtroppo per quanto mi riguarda sono stati un flop, e onestamente io per la mia esperienza non li consiglio particolarmente, ecco. Potrei appunto, come vi ho detto, consigliarti a chi ha dei capelli cortissimi, ma chi ha i capelli lunghi, diciamo che non proprio. Passiamo all'ultimo prodotto, ovvero la maschera, il food. Ancora questa, e shampoo e balsamo sono finiti, però la maschera ancora c'è, perché comunque sono delle maschere giganti, come potete vedere ancora c'è mezza maschera, anche perché non la faccio sempre. Questa maschera è anche rivitalizzante, ha un triplo uso come tutte le maschere dell'Air Food, ovvero si può usare come leave-in, si può usare come balsamo e anche come maschera. Io l'ho utilizzata in tutti e tre i modi. Devo dire che la maschera ha, come sempre, sono 390 ml di prodotto, e anche questa ha un PAO di 12 mesi dall'apertura, esattamente come lo shampoo e il balsamo. Comunque dicevo che la maschera è sicuramente il prodotto migliore rispetto agli altri due. Tra questi tre prodotti la maschera è sicuramente quella che mi è piaciuta di più, perché è una maschera abbastanza leggera che non appesantisce i capelli ma li rende davvero molto 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 morbidi. La maschera è davvero ottima. Mi piace sempre di più quella all'aloe e quella alla papaya, sia per l'odore che per la performance, però anche questa non è male, è abbastanza leggera, magari da utilizzare in estate quando i capelli risultano essere più grassi, quando i capelli comunque si sporcano, almeno i miei che sono già grassi, comunque in estate se cernono sebo a non finire, quindi per me questa maschera in estate è davvero ottima, perché comunque non mi appesantisce i capelli e allo stesso tempo me li rende davvero morbidi e profumati, anche se l'odore non è persistente, non dura come le altre maschere Air Food, che comunque hanno la mia preferenza. Questa maschera, se la dovessi ricomprare, la ricomprerei magari per l'estate, per l'anno prossimo. Sicuramente non è una maschera che userei in inverno, in cui i miei capelli si seccano per via dei termosifoni, le mie lunghezze si seccano molto di più in inverno, i miei capelli sono molto meno grassi, così come la mia pelle è molto meno grassa in inverno rispetto che in estate. Quindi sì, questa è una maschera che consiglio. Non so chi di voi appunto l'ha provata, ma scrivetemi sotto se voi l'avete comunque provata, e scrivetemi come vi siete trovati. Comunque fra tutti e tre i prodotti questa è l'unica che promuovo, assolutamente, super consigliata soprattutto in estate, e super consigliata per chi ha i capelli grassi. Sui capelli secchi non so come si può comportare, perché comunque forse è troppo leggera. Sui capelli secchi forse consiglierei di più quella alla banana, che ho saputo essere comunque una super maschera per i capelli secchi. Io non l'ho mai usata perché appunto ho paura che mi appesantisca troppo i capelli, o comunque al massimo quella all'aloe e quella alla papaya, che sono straottime. Quella alla papaya è molto leggera, però è molto molto performante, nutriente, idratante, top. Questa top, le altre due cose non le consiglio purtroppo. Ok, questo video finisce qua. Se questo video vi è piaciuto, se vi è stato utile, mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video, e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao, e al prossimo video, ciao!